Volete crediti per sniperare? Allora passate da ssgold.com e applicate lo sconto Il Cina in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Bene ragazzi, eccoci qui con un nuovo video. Oggi parleremo delle Icon Moments che dovranno uscire, dei Ones to Watch invernali e di quello che ci dobbiamo aspettare e gli investimenti della squadra della settimana e quello che ho fatto appunto io di investimenti, come vi ho fatto vedere anche su Instagram in questi giorni. Andiamo ad aprire un attimo i premi Food Champions. Io quest'anno non è che abbia fatto chissà che di premi, anche perché non esce mai niente, quindi facciamo alla veloce, vediamo un po' che cosa c'è in questi player pick, anche se... Oh, è la Madonna! Raga! De Jong! E questo me lo prendo, eh! Kostic, no, no, io prendo De Jong. Oh, è il primo player pick buono della mia vita, di FIFA 20. Raga, ma com'è possibile? Ah, Doucouré Lala! Doucouré! Ho registrato così a caso e ho trovato i due player pick migliori di quest'anno. Allora, il primo consiglio che vi posso dare assolutamente su queste icon è cercare di comprare le icon che vi servono nella vostra squadra quando ci sarà il crash, cioè appena ci sarà il loading screen di queste Icon Moments. Cosa succederà al mercato? Che crasherà come non so che cosa, perché tutti cercheranno di volere queste Icon Moments e quindi di vendere le proprie icon, per poi scoprire che queste icon costano tantissimo. Cioè, se voi vedete già i prezzi di Eusebio... Oddio, cos'è questa roba? Walkout blu. Ederson, vabbè dai, sinceramente, di solito non trovo mai niente, quindi diciamo che è buono questa roba qua. Eusebio, in questo momento, il baby costa 5 milioni di crediti, mentre il Prime costa 8 milioni e 150 mila crediti. E ce ne sono solo due sul mercato e il secondo costa 9 milioni e 2. Quindi capite bene ragazzi che ci possono essere due casi: o le Icon Moments saranno il momento in cui tutto il mercato crasherà ma di brutto e non si riprenderà più rispetto ad ora, e quindi tutte le persone troveranno Icon Moments nei pacchetti, il drop rate sarà elevatissimo e quindi... Cosa succederà a tutte le icon o in generale a tutti i giocatori di FIFA? Che scenderanno tantissimo, perché se gente come Gullit, Eusebio e altri che sono un punto di riferimento per una squadra finale scendono, tipo non so, il Prime di Eusebio scende a 4 milioni e mezzo e quindi il suo baby scenderà a 2 milioni e mezzo, 3 milioni neanche, cosa succederà? Ovviamente che tutti i prezzi di tutti i giocatori, tipo i Toti, tipo non lo so, gli Informa, tipo gli UCL Live, scenderanno tutti sicuramente. Però la seconda opzione molto più plausibile è che prima delle 7 tutte le icon crasheranno, ovviamente se dovessero uscire questi giocatori, e cosa succederà? Che dopo le 7, quando la gente vedrà che questi giocatori sono impossibili da spacchettare, allora le icon ricominceranno a salire in modo assurdo, soprattutto le baby e le mid che non sono più nei pacchetti. Quindi vi ricordo ragazzi che se voi dovete fare degli acquisti riguardo appunto le icon medium e le icon baby, magari avete visto quel blank baby, magari volete Cannavaro da una vita nella squadra baby, quindi vi consiglio di dare un'occhiata ai prezzi in quel momento e di cercare di prendere, di fissarvi voi un prezzo e poi andarlo a comprare. Per esempio, io mi ricordo che da sempre Cannavaro Baby è stato, l'ho monitorato per un po' di settimane, è stato a 760-750 mila minimo, o anche 700 mila è arrivato anche a costare qualche volta. Che cosa succederà? Che se io lo dovessi vedere a 550, 600 mila, 650 mila, già lo vado a comprare, perché dico ok, questo sta crashando, sicuramente si alzerà secondo me anche a 800, 900 mila, perché la gente panic buyerà. E a quel punto che cosa dovremmo fare noi? Come vi ho sempre insegnato e come mi sono auto insegnato da solo, bisogna assolutamente vendere.
se Cannavaro Baby raggiunge per il panic buying 900.000, bisogna vendere, perché sicuramente non tiene quel prezzo. Ok che è fuori dai pacchetti, però mi sembra esagerato per un baby icona difensore che arrivi a 900.000 per dirvi. Ora parliamo un attimo di questi investimenti che ho fatto dentro la lista. Allora, come avevo fatto vedere, ci sono dei Roberto Firmino che sono riuscito a vendere a questi prezzi che sono veramente alti. Io l'ho preso a 3,15, 3,10 e li ho rivenduti così, ce ne ho ancora un po' nella lista. Alcuni Di Maria che ho venduto a 65-61 mila e li avevo presi a 50 mila, mi sembra, quindi anche qua molto buono il guadagno. Marquinhos, solito flipping, di solito si riesce a prendere a 290-300 mila massimo e rivendere a 330-340, dipende se ha ombra su o no. Alcuni De Ligt, ho iniziato a vendere i De Ligt, ragazzi, perché vabbè che ne ho presi tanti e forse su questa cosa qui ho sbagliato, perché non andavano presi così tanti, dato che usciranno, e questo è il secondo argomento di cui vi volevo parlare, i Winter Ones to Watch, ma con essi, a mio parere, come l'anno scorso, uscirà anche qualche SBC riguardante i Ones to Watch garantiti. E se dovessero mettere le SBC dei Ones to Watch garantiti estivi, siamo finiti con De Ligt, scende di brutto, ma semplicemente scende perché la gente panic sella. Quindi io cercherò di vendere questi De Ligt, ma in generale qualsiasi cosa in questa lista, prima di un ipotetico loading screen che ci sarà forse stasera. Ho ancora un Firmino che ho preso a 2 e quanto? Che ho preso a 2,17 con cacciatore su, quindi anche questo si potrebbe vendere a 2,38-2,40. Ho ancora alcuni Di Maria, un altro Firmino che avevo preso a 354. A me piace fare così: quando vedo che un giocatore sta salendo tanto, se li dovessi vendere o anche vendere a lazy buyer, come questo qua che non è mai salito a 3,70, forse adesso sta a 3,70, però quando l'ho venduto stava a 3,50, quindi io cosa ho fatto? Venduto a lazy buyer. Ho detto vabbè, allora, dato che mi sono fatto 20k, me ne compro un altro a 3,54 con catalizzatore e ci faccio un affare, e secondo me questo qui sale a 380-390. Ho preso due Future Stars, un Ikoné e un Renan Lodi, sperando che vada bene durante i moments, dato che non ci saranno appunto praticamente nei pacchetti. Ikoné che però volevo anche usare in squadra perché è veramente forte. Renan Lodi no, perché sinceramente c'ho Robertson o Roberto Carlos, cioè non ha senso usare Renan Lodi. Ecco, dopo questa settimana venderò i Lucas Leiva e Goretzka al prezzo a cui li ho comprati, perché dovete capire che se dopo 2 settimane gli investimenti non vanno, significa che non saliranno sicuramente. Cioè, tenderanno a rimanere o così o a scendere. Quindi preferisco prendermi questa piccola perdita e cercare di investire in qualcos'altro. Ecco, per finire andiamo a vedere la squadra della settimana. Sergio Ramos, Ducouré che mi interessa molto. Vedremo a quanto si assesterà domenica. Ben Yedder che non lo vedo molto bene come investimento, anche perché oscilla troppo. Vabbè, Mbappé lasciamo perdere. Non ho avuto un'esperienza molto positiva con Frenkie de Jong, è salito tantissimo, poi è sceso di brutto, quindi cercherei di evitare. Questi qua non mi interessano. Forse Renato Sanchez, se sta a prezzo scarto, io ne prenderei alcuni come Richarlison. Andiamo a vedere un attimo quanto costano effettivamente questi giocatori. De Jong 164, infatti vedete che è già sceso. Poi Ducouré 93.000 crediti e secondo me potrebbe ancora scendere di più. Lala 15k. Kostic 24k. Se Lala dovesse andare quasi a prezzo scarto a 12k o a 13, è un buon acquisto. Ducouré, se dovesse andare sotto gli 80k, è un buonissimo acquisto. E infine qui abbiamo detto Richarlison, che vedete che è già 25k in 82. Secondo me se va sotto i 19-18 è un buonissimo acquisto anche questo. Sanchez sta già a prezzo scarto, allora vuol dire che non lo so, sapete,
se va bene come, come investimento. Forse proprio come investimento sicuro che non ci potete perdere. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un pollice in su. Ho aperto i player pick e sono andati benissimo, ho aperto i pacchetti un po' così così, abbiamo parlato delle icon moments, di che cosa fare, abbiamo parlato della mia lista trasferimenti e degli investimenti che ho fatto, quanto hanno fruttato, abbiamo parlato dei feature stars che ho preso, della squadra della settimana e di quanto costano in questo momento e a quanto potreste comprarli per farci del guadagno. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video, un saluto dal Cina e bella lì! Boo!